Storie di successo e obiettivi raggiunti. Campioni dello sport, professionisti e non, ma anche giovani talenti, mondo dell'associazionismo e cittadini che si sono distinti, si sono ritrovati al Teatro Quirino De Giorgio per ricevere i premi che il Comune di Vigonza ha destinato alle storie di eccellenza. La serata è stata presentata da Erika Bortolato. La premiazione ha voluto dimostrare quanto l'impegno nei vari ambiti possa portare a storie di successo che si mantengono nel tempo e possono essere un buon esempio, come ci racconta il vice sindaco Filippo Pastore. Vigonza Storie di Eccellenza, una manifestazione molto particolare che ha messo in evidenza il territorio. Sicuramente ha messo in evidenza tutte le eccellenze e tutte le cose positive che dal nostro territorio emergono. Abbiamo premiato le eccellenze del 2022, questa è una manifestazione che vogliamo portare avanti negli anni e è stato un grande successo, Vigonza ha tanto da offrire e questa sera il teatro pieno lo dimostra. Ecco, lei ha usato una frase molto bella sul palco per ringraziare i presenti che ha detto hanno colorato questa giornata. Hanno colorato questa giornata di colori gangianti. Le loro attività, quello che hanno raccontato questa sera, per questo la serata si chiama Storie d'Eccellenza, è stato fantastico perché siamo venuti tutte le persone che hanno partecipato in una commissione, in un'unione, hanno rappresentato tutte le loro attività, per cui lo scopo di questa manifestazione che è emerso e che vogliamo soprattutto promuovere è che tutti conoscano tutti. Ecco, storie di successo che fanno capire anche che la determinazione è fondamentale quando si crede in qualcosa e lo hanno testimoniato anche i bambini più piccoli che sono diventati anche dei campioni. Sì, dei protagonisti assoluti della serata, sia nella loro attività sportiva, ma soprattutto per come anche l'hanno presentata questa sera. Effettivamente i ragazzi hanno sempre una marcia in più e qualcosa da insegnare agli adulti. Il cuore di Vigonza batte con questa grande manifestazione, in questo splendido teatro, per tante storie di eccellenza. Sì, è stato veramente un bellissimo momento, abbiamo visto tantissimi esempi positivi dal campo dei giovani, delle aziende, e del campo ambientale che è molto importante perché abbiamo un'ottima associazione di volontariato che ogni settimana organizza attività sul territorio, al campo sanitario e infine al campo sportivo dove veramente alcune persone mi hanno detto non sapevo ci fossero campioni a livello italiano e europeo qui nella nostra Vigonza. E abbiamo visto anche determinati a raggiungere il successo con una passione incredibile. Sì, è bello vedere che i giovani veramente ci credono e fanno bene a crederci perché già i risultati li premiano e sono sicuro che faranno ancora meglio. Senta Sindaco, questa è stata una serata molto particolare, organizzata con un grande impegno. Vogliamo ricordare anche il lavoro di chi non si è visto sul palco ma sicuramente ha lavorato per contribuire a questo successo. Sì, è stato un lavoro di coordinamento e ringrazio gli uffici comunali, la segreteria e l'ufficio cultura che hanno organizzato questo evento, ma il coordinamento con tutte le associazioni del territorio di tutti gli ambiti con cui si è strutturata proprio questa scaletta e questa premiazione. Senta, possiamo dire che Vigonza è una realtà concreta, come hanno dimostrato le persone che sono salite sul palco questa sera? Sì, è proprio questo il messaggio che volevamo trasmettere. Esiste una concretezza, esistono delle cose che accadono e che devono essere conosciute dai nostri cittadini e non solo. E raggiungiamo anche la presentatrice Erika Bortolato che abbiamo visto sul palco anche con dei grandi momenti di emozione. Sì, poi io sono anche una, si emoziona abbastanza facilmente, però è stato un momento veramente importante, sicuramente per le eccellenze che sono state premiate oggi, anche per lanciare proprio un messaggio positivo, quindi gratificazione di se stessi, ma anche e soprattutto uno stimolo, uno spunto per le generazioni future che caratterizzeranno poi anche la società dell'avvenire.